Achito, c'ho la febbre. Achito, c'ho la febbre. Mettevo questo proposito dello yogurt. Termometrino per lo yogurt. Ciao a tutti! Ciao! Eccoci qua per preparare lo yogurt senza yogurtiera. Vai, uppi! Ce l'avete tanto, tanto, tanto richiesto. Già vi abbiamo fatto quello con la yogurtiera, cliccate qua per vedere il video. Adesso senza yogurtiera, quindi ancora ancora più semplice, vero? Sì. Allora io utilizzo questo thermos, però si può utilizzare anche una brocca. Si copre e si mette in un luogo caldo. Abbastanza. Infatti mi pare che tu prima così lo facevi, sì, poi hai comprato questo thermos. Questo thermos. È un semplice thermos. D'inverno lo mette vicino a me. Insomma, in un luogo caldo, in quindi luogo ti riesce caldo. Comunque. Perfetto. Per 8 ore, poi vediamo. Allora, prima di tutto, il thermos, se avete il thermos, lo riempite di acqua calda prima di iniziare. Io già l'ho riempito, vedete? Sta l'acqua calda dentro. Poi l'occorrente è il latte e uno yogurt preparato già da voi successivo. Questo è il suo, questo diciamo. Lo faccio io questo. Com'era quello là con la yogurtiera? Cioè uno yogurt non lo dovete mangiare, lo dovete conservare per fare i successivi. Di volta in volta quindi voi non comprerete più yogurt e utilizzerete sempre questi qua. La prima volta potete usare anche uno yogurt, per esempio lo yogurt greco, lo yogurt Activia, quello che vi piace. Ok. Che verrà simile a quelli là. Buttiamo l'acqua calda. Ah, ecco. E perché si fa questa cosa? Per far diventare il thermos caldo. Ah, ci metti l'acqua calda. Tutti i segreti, i trucchi questi del mestiere che lui ha imparato col tempo praticamente. Prima mi ricordo lo metteva nella brocca semplicemente, quindi anche se non vedi il thermos non vi preoccupate, non fa nulla. Ho segnato, vedete, ho segnato. E quant'è la quantità di... Il tutto un litro, latte più yogurt. Quindi perfetto, mettiamo lo yogurt qua dentro. Vedete questo yogurt che ho fatto? Questo l'ho preparato io. Guardate, sembra lo yogurt greco. È densissimo. Lo yogurt colato si chiama. E questo avrete voi. Uno yogurt molto denso e saporito, però dietetico ovviamente perché è fatto con il latte scremato. Mettiamo il latte. Guardate come è preciso e come fa economia. Cioè per ottenere tutto lo yogurt attaccato vicino ai barattolini, lui ci versa il latte dentro, è unico. E adesso devi riempire fino a un litro, giusto? Ho capito bene? Con sì, il latte. Io lo metto prima un poco, poi lo agito un poco. Cioè, ma c'è un motivo per il quale hai preso una forchetta e non un cucchiaio? Sì, perché a me si potrebbe, dovrebbe fare proprio addirittura. Io ce l'ho, l'attrezzo lo vado a prendere. Ecco qua l'attrezzo giusto. Il frullino a mano. Il frullino a mano. Ecco qua. Versiamo la restante parte di latte. Sempre un po' alla volta e mescoli. Sì, sì. Ok. Dare ad una temperatura di 40-50 gradi, 45 gradi. Come si fa? O si mette il termometro dentro dopo quando l'ho riscaldato, oppure col ditino deve essere caldo ma non che brucia, non puoi tenere il dito. Ok, come lo riscaldiamo? Nel microonde io lo riscaldo. Ok, sì, abbiamo riscaldato il latte, è vero? A che temperatura l'abbiamo portato? 45 gradi, 44-45 gradi. Madonna, ma che precisione. Cioè deve essere caldo ma non appunto da scottare, vedete? Questa, faccio vedere se si vede. Va bene, si fidano, okay. 45 gradi. Ok. E lo mettiamo nel thermos. Perfetto. Oppure lo mettiamo in una brocca, gli mettiamo una bella cosa calda intorno e lo mettiamo in un luogo caldo. Quindi adesso per aspettare 8 ore. 8 ore. Ok. No, quello è fuori freddo. Fuori è freddo, infatti. Lo mettete sempre in un luogo riparato. Quindi ci vediamo fra 8 ore per farvi vedere il risultato dello yogurt, l'assaggio, così vediamo se è veramente buono. Sì, è buono, è buono. Ci vediamo dopo, ciao! Lo vado a mettere a caldo? Un via di un caldo.
Eccoci, è pronto lo yogurt? Sì, sì, speriamo. Speriamo, vediamo, dai. Sono passate 8 ore, eh? 8 ore. Andiamo a vedere, andiamo. Sì, pronto. Ma qua com'è denso. Versa, versa. Oh, non scende da me che è denso. Ma che qua, è bellissimo. Mamma mia. Troppo bello sto yogurt, eh? Senza yogurtiera. Senza yogurtiera anche buono. Facciamo vedere un po' con la densità. Com'è bello, guardate ragazzi. Troppo bello e buono, genuino, economico, naturale. Bellissimo, eh? Troppo, veramente ti sei superato, complimenti, va qui. Senza yogurtiera. Sistema numero uno. Allora, 900 grammi di latte. Sì, già l'abbiamo detto, no, per dire quanto viene a costare. Viene a costare poco, ecco. Buono. È questo. Allora assaggiamola. Però non metti poi dentro. Mettiamo nel... Buonissimo ragazzi, solo un poco tiepido. Vabbè, tiepido perché adesso abbiamo oggi. Sono un poco tiepido, ma è buonissimo. Volete vedere come faccio io? Li metto in questi vasetti che non hanno neanche il coperchio, eh. Sono dei vecchi vasetti di oro. Speriamo che questo video vi sia piaciuto, Paquito vi saluta, buon appetito a tutti quanti e buona colazione. Ciao! Qua dentro ci dovete mettere un po' di marmellata, qualche cosa. Miele, quello che vogliono, la stevia, quello che vogliono loro. Ciao, un bacione, mamma! Ciao! Hai visto come è venuto bene? È venuto troppo buono.